Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui per fare un video confronto tra un Nokia N8 e un HTC Mozart. N8 monta Symbian come sistema operativo, mentre il Mozart monta Windows Phone 7. Come vedete già dall'immagine, i colori, il giallo tendente all'arancione che viene registrato dall'N8, è decisamente più fedele rispetto all'HTC Mozart, che verso il centro tende anche a una colorazione sul rosato. Il pavimento è grigio, come appunto si vede attraverso l'obiettivo e lo schermo di Nokia N8, mentre l'HTC Mozart lo rende leggermente sul rosa. Ora andiamo. Come vedete, l'edificio stesso, che viene ripreso, tende al rosa. Nella realtà, la tonalità, la nuance dell'edificio non è effettivamente così rosa acceso. Adesso io noto personalmente una maggiore, ma decisamente maggiore fedeltà nei colori nell'obiettivo del Nokia N8. Purtroppo HTC con il Mozart diciamo che non riesce ad eguagliare gli standard elevati del Nokia N8. Purtroppo questo è un dato di fatto. Lo stesso vale anche poi per il settore fotografico, non solo per il settore di videoripresa, ecco. Come vedete anche la velocità di rimessa a fuoco sul Mozart purtroppo presenta un certo lag. Quando posto in controluce, il Mozart poi non riesce a mantenere, diciamo, la stessa visibilità dei palazzi che è presente in Nokia N8. Quindi diciamo che come fotocamera, anche come gestione degli stessi colori da parte di Windows Phone 7, siamo ancora leggermente indietro rispetto a Symbian. Come vedete il pan veloce mette in crisi un attimo entrambi gli obiettivi, noto una leggermente superiore scattosità, ecco, nella ripresa con Windows Phone 7, nella precisione con HTC Mozart. Dobbiamo ovviamente sottolineare il fatto che i telefoni valgono circa 500 euro ciascuno. In ogni caso bisogna essere doverosi nei dettagli. Il Nokia N8 nasce specificatamente come camera phone, è il meglio che attualmente offre il mercato e comunque parliamo di un'ottica particolarmente eccelsa, comunque parliamo di un'ottica Carl Zeiss con sensore da 12 megapixel. Come vedete, appunto, il pan mette un attimo in crisi il focus presente su HTC Mozart. Per quanto riguarda il mettere a fuoco immagini e o dettagli da fermo, non ci sono particolari problemi.
Comunque basta notare il fatto di vedere i dettagli, come per esempio i cerchi, le gomme, piuttosto che la fiancata, tendono comunque leggermente al rosa, il rosa che comunque è puntato leggermente verso il centro del sensore fotografico. Questo tutto sommato è un piccolo peccato di gioventù che si spera poi venga diciamo risolto con le prossime release, i prossimi aggiornamenti software, anche se personalmente, ecco, sono leggermente scettico, visto che comunque questo difetto accomuna anche altri modelli HTC, anche con altri sistemi operativi. Il video confronto termina qui. Chiudiamo con la stessa immagine gialla della partenza. Spero che questo video confronto vi sia stato utile. A presto, mi raccomando, iscrivetevi al canale così da non perdere i prossimi video recensioni, video confronti, unboxing in esclusiva, insomma, li facciamo per voi. A presto, un saluto da Giuseppe Ragozzini.